Dio. Cioè i credenti possono pregare e raccogliersi nelle loro case senza problemi. Quindi grazie onorevole Rossini. Colleghi, pregherei di rispettare i colleghi che intervengono. Onorevole Ceccanti, prego. Allora, la riformulazione del governo è senz'altro migliorativa. Tutti noi avevamo scritto consentire, compreso l'emendamento di Forza Italia, perché il senso era consentire delle cose che oggi non sono consentite. I tre emendamenti iniziali, il mio, quello del collega Filippo e quello firmato da tutta Forza Italia, erano esattamente identici. Se poi ragionando viene fuori una stesura ancora migliore, meglio ancora, ma nessuno ha mai voluto sostenere che la libertà religiosa è consentita, nel senso che è concessa, è un diritto della persona che lo Stato riconosce, e non è questo il punto. Siccome il punto chiave è che noi abbiamo un ampio pluralismo religioso di forme di culto, questo è il punto chiave. Ogni confessione religiosa ha bisogno di modalità specifiche per ripartire col culto con le sue modalità specifiche. Allora io eviterei dibattiti sui valori non negoziabili. La nostra Costituzione dice che bisogna negoziare, perché l'articolo 7 con la Chiesa Cattolica, l'articolo 8 con le altre confessioni, dice dovete negoziare, ma dovete negoziare appunto perché c'è il pluralismo religioso. E forse se tutti noi conoscessimo meglio il pluralismo religioso, ci fosse meno ignoranza, questo eviterebbe anche forme di intolleranza. Per questo mi sembra assurdo dividerci quando dovremmo essere pacificamente uniti su questo emendamento. La ringrazio onorevole Ceccanti. Onorevole Pagano, prego. Grazie Presidente. Beh, veda, non ci convincete. Per la prima volta dopo tanto tempo quest'Aula sta ritrovando il piacere del dibattito. E quindi le tesi che sono state esposte, anche il tentativo di depistare rispetto alle mie tesi esposte poc'anzi, danno prova, siete vacantista e roba similare, danno prova che probabilmente si cerca un consenso e un'unanimità che invece non può esserci. E io sono qui oggi, sembra a nome del mio partito, a ribadire in maniera chiara le posizioni. Non possono esserci queste commistioni e questa visione che evidentemente in maniera ecumenica, lo dico in maniera ironica, tende a mitigare i vostri errori, che oggi devono essere assolutamente recuperati. Perché è chiara una cosa, che quando si parla di concedere, l'italiano possiamo dire quello che vogliamo, ma concedere è concessione, quindi emerge una natura totalitaria che sicuramente poi nelle intenzioni dell'onorevole Ceccanti dice non intendeva dire questo, per carità, ma scripta manent, questo significa. E non è che il legislatore o poi anche la giurisprudenza sta lì a dire ma l'onorevole Ceccanti in verità intendeva dire che era una sfumatura diversa. Quella che è che sottintende a quella natura, a quella ideologia a cui molti del vostro partito si appellano e che sono emersi oggi in maniera clamorosa, in maniera assolutamente conforme. E l'onorevole De Filippo parlava di concordare tutto questo e poi addirittura ditava contro Fratelli d'Italia perché aveva cambiato idea. Ma a me sorprende che tutto questo discorso venga fuori, perché è chiaro che il dibattito serve a questo, a spiegare come stanno le cose, tant'è che noi chiediamo che la posizione del Partito Democratico, specialmente nelle parti culturalmente parlando più attenta alla sensibilità religiosa, riveda la sua posizione, perché non è tecnicamente possibile parlare di un protocollo. Ma di che stiamo parlando? Cos'è l'Ilva che ha bisogno di protocolli perché ci sono migliaia di persone, alti forni? Stiamo parlando di una chiesa che ha 500 metri quadrati, 400 metri quadrati e dove il sacerdote non è privo di abilità, disabile, come evidentemente in maniera strumentale si è cercato di immaginare per deviare il dibattito e la natura del dibattito, perché questo è un dibattito serio, perché attiene alla libertà fondamentale dell'uomo. E su queste cose noi lo ribadiamo e sempre in maniera chiara e